Ok, allora proviamo a fare finalmente anche le rocce. Dunque, partiamo da zero, abbiamo il nostro cubo e lo scolpiamo con tutta una piccola serie di accorgimenti. Questi accorgimenti permettono di scolpirlo più o meno come roccia e necessitano di un computer appena un pochino, un pelo potente. Tenete conto che adesso sto usando un poco più di un tablet e vedrete che qui soffre un po', ma su un desktop normale dovrebbe, o su un laptop decente, dovrebbe funzionare molto meglio. Dunque, cubo, andate in edit mode e lo suddividete. E poi andate nel modificatore e gli aggiungete il subdivision surface e lo fate due volte in modo tale da arrivare a 1538 vertici. A questo punto, essendo in object mode, andate e fate reply e adesso ci proviamo a vedere cosa succede con lo sculpted. Sculpted, andiamo in Sculpt Mode e in Sculpt Mode innanzitutto lavoriamo con le options, mettiamo Fast Navigate e poi da qualche parte, che dovrebbe essere qua sopra, dovrebbe esserci forse sul dintopo. Ecco, dovete abilitare innanzitutto il dintopo, questo. Qui Detail Size lo mettete a 7 e poi abilitate lo Smooth Shading, così vedete in questo modo. Poi mi pare che le cose le abbiamo più o meno dette. Allora, per fare questo genere per scolpire la roccia, usiamo preferibilmente il flatten e il clay. Allora, il flatten fondamentalmente cerca di pigiare la roccia in modo tale da farle assumere una posizione, un qualche cosa di un pochino tipo una roccia schiacciata dai vulcani, insomma, eccetera. Quindi noi andiamo con questa paletta, che è quella del Flatten Contrast, e vedete che ogni volta che clicchiamo lui ci modifica la roccia in un certo modo. Adesso qui, ecco, lo fa simmetricamente. No, non va bene. Facciamo CTRL-Z, 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 perché una roccia simmetrica non è realistica. Il default è che vada simmetrico, ma a noi non ci interessa. Quindi gli diciamo, togliamo questa selezione, e quindi adesso andiamo in maniera asimmetrica. Ecco, a questo punto possiamo andare. Ecco, vedete che cominciamo a scavare questa roccia. Ok, ci lavoriamo tutto attorno. Ecco, voi potete fare quello che più o meno vi aggrada, cercando di simulare una roccia che sia di vostro gradimento. Adesso qui faccio soltanto due cose in croce. Ok, una volta fatto la prima operazione, che è questa qua praticamente di levigatura della roccia, si lavora con quest'altro pennello che è il clay. E col clay, magari un pochino con raggio un pochino più basso, un pochino più ridotto, andate poi a introdurre degli elementi qua. Soprattutto la cosa che potrebbe essere utile potrebbe essere quella di andare a sottolineare delle vene, diciamo, della roccia, cioè delle zone praticamente che risultano evidenziate, sia così, oppure anche più largo, insomma, ci mettete, insomma, tutte insomma, aggiungete qualcosa che rende più irregolare possibile la roccia. E vabbè, diciamo che dopo un po' che ci lavorate con questi due strumenti, e poi se volete sperimentare anche altri strumenti, voi avete la vostra mesh che potete importare. Ora fate attenzione quando lavorate a non creare una situazione. Adesso andiamo in
Edit Mode, vedete che qui abbiamo creato tutti i ci sono tutti, no? Queste qui sono tutte le cose. Ora, la cosa interessante è che non ci siano delle evidenti, cioè insomma delle zone troppo appuntite che poi non riescono a essere gestite bene da quando le riportate su Second Life, OpenSim. Allora, una volta che ce l'avete così, semplicemente è pronta per essere esportata. Ricordatevi sempre di fare una UV. Adesso in questo video non spiego la texturizzazione, però è sempre buona norma fare un unwrap, per esempio con Smart UV Project. E questo qua è uno dei modi con cui lui vi fa l'unwrap della vostra roccia. Quindi fate le rocce un po' come volete, potete farne una così. Un altro esempio, proviamo a fare una roccia un po' schiacciata. Vediamo un po' se ce la facciamo. Quindi prendiamo questa. Possiamo anche fare un shift di questa roccia. E poi lavorarci anche Sculpt Node. Quindi qui siamo. Andiamo qua. Facciamo un raggio un po' più grosso. Eccoci lavorare. Ecco, queste qui sono le cose che vi dicevo che non devono esistere. Okay, magari, ecco, fate front face only, così siete sicuri di lavorare soltanto sulle facce. Forse, questi qui sono tutti difetti che dovreste evitare. Quindi facciamo CTRL Z. Quindi strength lo facciamo non troppo forte perché sennò rischiamo di produrre. Quindi con un po' di pazienza. Ah, ma forse il front face only. Vabbè, questa è forse leggermente troppo accorciata, quindi vabbè, comunque l'avete capito, no? Qual è il concetto? Cioè, lavorate, fate meglio di quello che sto facendo io. Eventualmente, se proprio vi volete divertire, potete provare anche a usare anche altri sistemi. Questo qui, ad esempio, fa altre cose, però diciamo che la teoria no, è troppo forte. Quindi vi limitate, insomma, a scolpirlo nel modo, diciamo, tradizionale. Boh, basta. Una volta fatto una roccia di questo tipo, controllate i vertici e le facce, che non siano troppe, e dopodiché li portate su Second Life OpenSim, e eventualmente poi c'è anche il pezzo di texturizzazione. È tutto.